Buongiorno a tutti quanti. Allora, oggi non mi posso muovere da qui perché Uma si è svegliata e siamo da sole stamattina. La nonna non c'è, per cui sono qua e a casa e niente. Stamattina comunque mi ero detta che avevo voglia di diciamo prendere un attimo di tempo con voi. Alzo un po' il microfono per dedicarci un po' al pranayama e quindi diciamo incentrare di nuovo questa lezione, cioè questa goccia di yoga, soprattutto a questo scopo, perché c'è tanta gente sicuramente che non sa che cos'è la respirazione ujjayi, che arriva sul canale senza saperlo, e quindi volevo approfittare di questo breve appuntamento. Prima di tutto ruotiamo le spalle un attimino per ammorbidire, diciamo, il rapporto al corpo, e poi nell'altro senso siamo seduti con le gambe incrociate ed inspiro, le spalle vengono su, e espiro, rilasso ed inspiro su ed espiro, rilasso ed inspiro su e espiro, rilasso ed inclino la testa a destra ed inclino la testa a sinistra ed inclino la testa a destra ed inclino la testa a sinistra e lascio cadere la testa verso il petto. Espiro ed inspiro, apro e guardo su ed espiro assorbendo la glotta, guardo giù ed inspiro, guardo su e torno dritta dritta e lasciamo ruotare la testa in un senso e poi nell'altro. Ed espiro e torniamo con la testa bella dritta e guardo su tra gli occhi e giù sul naso e su tra gli occhi e giù sul naso e su tra gli occhi e giù sul naso e su tra gli occhi e giù sul naso e destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra e destra, su, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, sinistra, su, destra, giù, sinistra, su, destra, giù e chiudiamo gli occhi, strofiniamo le mani, lasciamo le dita, Tobia, stop, pollice, indice, medio, anulare, mignolo l'altra mano, pollice, indice, medio, anulare, mignolo, strofino avanti e dietro e lascio, 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 forte, 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 e lasciamo le mani incrociarsi e ruoto, ruoto, ruotiamo i polsi, uno e due, cambio lato e uno, cambio lato, due e uno e cambio lato, spingiamo i palmi delle mani giù, inspiro, vengo su e respiro semplicemente in questa apertura delle spalle, delle ascelle, espiro, mani sulle spalle, ruoto gomiti, uno e due e tre e nell'altro senso, e uno e due e tre e da giù vengo su e apro, allungo, lungo, lungo, palmo delle mani ruotano giù, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, ruoto, due, tre, quattro e nell'altro senso, due, tre, quattro, prendo gomiti, inspiro, vengo su, espiro, inclino, uno, ed espiro, inclino, due, ed inspiro, espiro, inclino, ed inspiro, inclino, tre, ed inspiro, espiro, inclino, quattro, ed inspiro, espiro, ruoto con la mano destra davanti al ginocchio sinistro e guardo dietro, uno, e respiro nella torsione, due, e tre,
e cambio lato e vado nell'altro senso, uno e due e tre, ed espiro e rilasso. Appoggiamo le mani dietro, lasciamo i piedi poggiati per terra e lasciamo andare le ginocchia a destra e a sinistra e destra e a sinistra. E proprio ieri incrociavo sulla spiaggia dei corridori, di cui ora non ricordo il nome però, e che mi dicevano che loro spesso hanno bisogno di allungare il quadricipite e che però ovviamente i muscoli molto molto stimolati a volte sono molto rigidi. Quindi gli proponevo proprio questo esercizio qua per cominciare a trovare una forma, una sorta di elasticità, di richiamare, come vi dicevo sempre, l'elasticità come qualità nel vostro corpo. Quindi il ginocchio va verso il piede, la spalla destra si allontana, Vai. ginocchio sinistro va verso il piede destro, la spalla sinistra si allontana e poi queste distanze si accorciano. Poi, come facciamo sempre, alziamo l'alluce e il mignolo da una parte e dall'altra. È come se il movimento partisse dai piedi, che si alzano le dita per primo ed è per primo il mignolo e l'alluce che tornano a ruotare la caviglia e poi di conseguenza il ginocchio cade, l'anca si chiude. E si massaggia il bacino e si passa dietro al coccige, ok? E si dà una direzione al pube proprio come una palla, destra Come e sinistra, esatto. Mandamela un po' questa palla, come una palla, che da sempre che vi dico come una palla, la palla che fa destra e sinistra e destra e sinistra, il bacino proprio come una palla che rotola. E rotola. Adesso andiamo verso destra, restiamo un attimino e girando il corpo verso destra poggiamo il gomito destro, ok? E poi tranquillamente, se vogliamo, restiamo lì proprio a far respirare questo quadricipite. Oppure, se ce la sentiamo di andare piano piano nel tempo più lontani, poggiamo l'altro gomito. E restiamo qui a respirare nel quadricipite sinistro. Ok. Allora, e nel mentre dunque che stiamo in queste posizioni e aspettiamo, lì, e aspettiamo, in questo mentre a questo punto possiamo, diciamo, cominciare a parlare un po' della respirazione Ujjayi, che è una respirazione sonora. Ujjayi, un po' come il suono di quando appanniamo il vetro, perché lo dobbiamo pulire, il vetro degli occhiali, no? E facciamo con le labbra. Esatto, quindi andiamo a chiamare dentro la gola questo suono. E invece, nel contesto della respirazione Ujjayi, proviamo a chiudere la bocca e a riprodurre questo suono con la bocca chiusa. Quindi l'idea è sempre quella di andare a sollecitare la glotta, a strofinare l'aria e a produrre un suono, proprio usare la gola come uno strumento, senza essere esagerati, ma chiudere le corde vocali ci aiuta a trattenere il prana. E all'espiro a rallentare la fuoriuscita dell'aria. Il suono aiuta il mentale a rilassarsi. Ok, ritorniamo sul lato destro, sul gomito destro, lentissimamente. Riveniamo nel centro e torniamo su. Andiamo con le gambe a sinistra, ci poggiamo sul gomito sinistro, ok, poi su quello destro oppure restiamo su quello sinistro. Dunque, la respirazione Ujjayi è una respirazione sonora ed è attiva e la attiviamo durante la pratica dello yoga a tendenza Ashtanga per restare connessi al nostro soffio, monitorarlo, ascoltarlo. L'ascolto del soffio calma il mentale frenetico. Questo è il senso. La respirazione Ujjayi ci permette di rallentare l'inspiro e l'espiro e di restare in contatto con il rumore, con la nostra respirazione durante tutte le pratiche
anche nei momenti più difficili della pratica del corpo. E dunque, con la bocca chiusa e gli angoli però delle labbra verso l'altro, proviamo a produrre questo suono. Come il mare nelle conchiglie. E veniamo sul lato sinistro, ci veniamo di nuovo a sedere e torniamo con le gambe. Apriamo le due gambe di lato, mano destra e mano sinistra sotto ai glutei. Attiviamo le ginocchia spingendo un po' le cosce per terra e aprendo le spalle, inspiro, Ujjayi. Ed espiro. Inspiro. Ed espiro. Inspiro. Ed espiro. Ok, possiamo lasciare le mani e veniamo con la mano destra sul piede destro, continuando la respirazione Ujjayi. Alziamo il braccio sinistro sull'orecchio. Mamma, ho solo fatto una ferita. Come sono? E torno ed inspiro, mano sinistra sul piede sinistro, la destra sull'orecchio. Ed espiro e torno. Veniamo a incrociare le gambe, mettiamo la gamba sinistra piegata, la gamba destra con il ginocchio verticale e ancora andiamo in torsione di nuovo, sempre mantenendo la respirazione Ujjayi. E poi dall'altra parte cambio ancora, innalzando lo sterno, aprendo le spalle, mantenendo il sorriso sulle labbra, guardo dietro e cerco di concentrarmi un attimo a sentire come si mobilita l'aria dentro la cassa toracica. Ok, e lascio, mi allungo con i piedi davanti e apro e chiudo, apro e chiudo e apro e chiudo e apro e chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo e scegli, 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 scegli. E scegli, 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 scegli. E ruotiamo i piedi in un senso, aprendo bene, bene le dita dei piedi. E poi nell'altro senso. E apro e chiudo alluci, apro mignoli e chiudo alluci. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. E scegli, 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 scegli. Allungo un piede, fletto l'altro, allungo un piede, fletto l'altro, proprio per sentire come le anche scivolano, l'una più giù e l'altra sale, creando un movimento che ingaggia il fondo schiena, ammorbidendo. Ok, anche l'articolazione dell'anca e del femore. Benissimo. E la prossima volta cammino con le mani, lo facciamo spesso, ci mettiamo sulla punta dei piedi con le mani e apriamo con le mani, apriamo questi piedi e lasciamo veramente che questo movimento sulle caviglie in realtà si ripercuota con consapevolezza in tutta la colonna e che la testa non sia altro che la fine di un eco del movimento che si propaga nel corpo attraverso lo scheletro e nell'altro senso. Apro, apro, chiudo e vedete la schiena muove in un modo diverso, tutta la catena scheletrica è connessa. Ok, benissimo, e da giù e scivolo, scivolo, mi poggio dietro. Ah, ed espiro. Ok, come ultimo piccolo
Quindi adesso ci veniamo a sedere. Benissimo, veniamo a dare i bacini allungo le labbra in avanti. Apro, 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 apro e rilasso. Lingua che passa sui denti. E dell'altro senso. Ok, le mani che vengono sopra le sopracciglia e tirano, e con lo sguardo invece tiro lo sguardo verso il basso, creo quindi una trazione tra le sopracciglia e lo sguardo, e rilasso, e tiro ed espiro, e rilasso lo sguardo verso il basso, e rilasso, come se facessi uno stretching, e spingo giù, e rilasso, e posso lasciare. Prendiamo le mani intorno alle orecchie, pollice sotto e indice sopra, e tiro come se volessi mettere la testa in una maschera, e poi con le labbra apro come un grande A, strecciando ancora di più, quindi streccio con le mani, tiro la pelle delle guance dietro. Ok, benissimo, e l'ultimo. Mano destra, anulare della mano destra prende l'arco sopraccigliale, medio prende la tempia, inclino la testa a destra e apro mano sinistra, inspiro e con la lingua vado a destra verso l'ascella ed inspiro forte forte ed inspiro e rilasso. Benissimo, mano sinistra sopra l'arco, sulla tempia, inspiro, inspiro, inspiro e lascio. E un'ultima circonduzione della testa da una parte e dall'altra. Benissimo. Ok, adesso quindi tranquillamente ci possiamo sedere e proviamo dunque qui seduti a sollevare il perineo, cioè a chiudere. Il perineo dunque è un muscolo molto forte, che come se fossero due mani che si intrecciano. Anzi, provate a chiudere queste due mani. Avete mai fatto salire qualcuno che mette il piede nelle vostre mani e voi lo aiutate a salire? Ecco, questa presa che si stringe, si stringe, si stringe, è come il perineo, cioè sono dei tessuti muscolari che si incrociano e stanno giù tra il pube e l'ano, ok? Mantengono, si chiama tavolo pelvico, mantengono tutti gli organi, che siano femminili o maschili, poco importa, il tavolo pelvico è in tutti quanti, un tavolo che sorregge gli organi, ok? Allora adesso questo tavolo noi dobbiamo, diciamo, mantenerlo elastico, tonico e capace di sostenere non solo l'addome quando c'è un po' di sovrappeso, ma anche e soprattutto tutte le masse interne, ok? Perché con il tempo e con la gravità naturalmente tutto tende a scendere. Allora, veniamo a chiudere quindi questo tavolo pelvico, cioè a fare un piccolo nodino, che non vuol dire rigidamente stringere, quindi non è stringere i denti, ma è come sollevare, come quando si solleva un fazzoletto da terra, così, sollevare con il pizzo delle mani, sollevo, eccolo qua, il fazzoletto ce l'ho qua, questo, e io con il pizzico delle mani sollevo il tavolo pelvico e poi lo rilasso, senza spingerlo giù, sollevo il tavolo pelvico e lo lascio, e proprio andare a cogliere questo punto che solleva questa boa e quindi che fa rientrare l'addome senza che l'addome si costringa, ma è come un lift up, come un ascensore che sale dentro di noi, un po' come quella sensazione di una geisha che si chiude, un po' come quando chiudiamo il jeans, qualcosa che trattiene quasi la pipì, qualcosa che trattiene
tiene dentro, ok? Questo trattenere, vedete, se lo provocate, apre automaticamente la cassa toracica. Andiamo dunque ad amplificare questo, cioè da una parte assorbo il perineo verso l'interno, quindi l'ombelico si assorbe anche lui verso la colonna, assottigliando la nostra taglia, la nostra vita, il nostro punto vita, e apro invece la cassa toracica per buttare l'aria soprattutto su. E con la gola, chiudendo quella glotta, quando inspiro produco questo suono e quando espiro mantengo il suono, mantengo l'addome rientrato e mantengo il perineo. Quindi immaginate che espiro, espiro, espiro con questo mantenuto e solo alla fine rilasso. E di nuovo prendo, inspiro, apro la cassa toracica, espiro, mantengo, e poi lascio, chiaro? E di nuovo, vi racconto un sacco di storielle perché ovviamente la sensazione è importante. Andiamo a farlo dunque insieme, ok? Proprio immaginiamo che inspiro e proprio come il vento il corpo rimane disponibile, attivo, sensoriale. Espiro, mantengo, poi rilasso. Chiaro? E ancora inspiro, perineo, ombelico, gola. Posso anche provare a mettere i pollici sotto le ascelle, come facciamo sempre, per sentire le spalle come se fossero uno zainetto pronto ad andare in randonnée in montagna, e quindi non cose che pesano così, ma provate i pollici delle mani sotto le ascelle, provate a alzare le spalle come se fossero uno zainetto, e mantenete quindi questa postura nelle spalle per alleggerire il punto vita e la cassa toracica. Espiro e lascio. Ok, quindi la respirazione Ujjayi sono tre fiocchetti, ok? Immaginate di fare un piccolo fiocchetto, di scioglierli poi ogni volta. Perineo, Mula Bandha, ombelico, Jandalara Bandha, gola, scusatemi, ombelico, perineo e gola, Mula Bandha, Uddiyana Bandha e l'ombelico, e Jandalara Bandha, dove Bandha significa nodino. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jandalara Bandha, tre piccoli fiocchetti che ci permettono, come in una cannuccia, di soffiare l'aria dentro un canale energetico, dentro qualcosa che assottiglia il corpo, gli ridà un senso di verticalità. È come se scrivessimo con la penna questa linea interna del soffio, lo disegnassimo. Inspiro e l'aria passa attraverso questi nodini essendo filtrata. Espiro, poi rilasso. E di nuovo inspiro, allungando quindi la schiena. Espiro, ascolto il suono del mio violino. Poi rilasso. Ed inspiro. Ed espiro. E poi rilasso. Ed inspiro. Ed espiro. E poi rilasso. Lascio. Ed inspiro.
ed espiro. E rilasso, inspiro. Ed espiro. E rilasso. E chiudo perineo, inspiro. Ed espiro. Chiudo in ombelico. Ed espiro, mantengo perineo, mantengo l'ombelico. Benissimo. E su questo ultimo respiro possiamo lasciare la respirazione già inspiro con la lingua fuori, una bella grimassa, una bella smorfia. Inspiro. E lascio. E possiamo lasciare indice medio, indice pollice giunti, un bel sorriso sulle labbra, la testa come un fiorellino così in un prato che non è rigido ma è la fine di un movimento che si ancora nel pavimento, nella terra. E il corpo è proprio come un filo d'erba che è disposto alla mobilità, disposto a crescere, a diventare albero o a restare tale, poco importa, è malleabile, duttile, giovane, orchestrato dal vento e al contempo fortemente ancorato. E pur non respirando più jai, mantenete la vostra concentrazione proprio sull'aria, su come entra ed esce, come se fosse il mare, foste seduti davanti al mare. Perché la qualità del vostro respiro è determinata sicuramente dalla qualità della vostra vita, ma è un dono che la vita ci fa. È proprio come quando si va a vedere il mare, a vedere se è agitato, calmo, se è sporco o pulito. Ogni giorno però lui è lì, fino al giorno in cui non lo vediamo più. Allora affacciarsi a vedere il mare, affacciarsi a vedere il respiro e proprio sentire che mare c'è oggi, se è sporco o pulito, se è calmo o agitato. Se è profondo o breve, e senza giudizio, senza lamentela, osservarlo e lodarlo ed esserne grati proprio come lo si è con un dono. La respirazione, il pranayama non sono altro che tecniche di controllo del respiro, di ascolto del respiro, che ci possono piano piano, facendole ogni giorno, aiutare a regolare questo rapporto all'esistenza. Ovviamente in ogni vita il respiro ha un significato diverso. Ci sono delle persone asmatiche per cui quando in piena crisi respirare è forma di ansia. Allora la pratica del pranayama può aiutare piano piano la persona a familiarizzare, a distendere i momenti apneici, a familiarizzare, e tutta la pratica invece degli asana e del corpo, come ve l'ho fatta fare prima, serve ad ammorbidire il rapporto invece con i tessuti, con le costole, perché se abbiamo delle costole troppo chiuse, un addome troppo chiuso, abbiamo un rapporto con il corpo che è troppo chiuso, che è troppo forte, l'aria non riesce ad ossigenare i vostri muscoli. Quindi ripenso a quel corridore che ho incontrato ieri con i crampi sulle gambe e avrei voglia di dirgli attraverso questo video che
la respirazione, impara ad ossigenare il corpo, a renderlo proprio come una spugna nell'acqua, è fondamentale per cominciare anche a creare una muscolatura più morbida e più, più ariosa, più spumosa, proprio come una bella torta, un bel pan degli angeli spumoso. Ok, dunque giungo le mani davanti al petto da questa, da quest'oggi diciamo molto casalingo, e quindi dalla torta che abbiamo fatto oggi, le mani sulla fronte, vi ringrazio, le mani sulla bocca e le mani sul cuore, scusatemi, vi prego, perdono, vi amo, grazie. Ricordiamocene. Ciao.